Giornata numero 27 del campionato di Serie D, la Viterbese ospita il Terracino, che parte meglio. Infatti la Viterbese fatica a carburare, a trovare gioco, ma al tredicesimo, doppia occasione, prima Morini. E poi Peronullo che non riesce a ribadire in rete la respinta di Imbillo. Al minuto numero 16. Ma è sfondamento la Viterbese con Pippi che viene contrastato e poi Neglia. Anche lui non riesce a ribadire in rete. Entrano i tifosi della curva e provano a svegliare la Viterbese. Passa almeno mezz'ora quando Neglia serve Peronullo. Pippi, bel colpo di tacco, lampo di Peronullo e fa 1-0. Proprio Matteo Peronullo che sblocca la Viterbese dal torpore iniziale. Viterbese ancora in assalto del Terracina, non si attraccia. Giannone e Nuvoli provano a ripetere l'azione del gol. In questo caso, in bimbo, sventa la minaccia. La ripresa si apre con una gran giocata di Peronullo, pallone al bacio per Assensio, che appena entrato fa 2-0 di piatto e va a dedicare il gol al mister. Forte del 2-0, la Viterbese insiste e prova a chiuderla. Assensio per Fanasca, anche lui appena entrato, l'assist per Pippi, ma in bimbo, gran riflesso del portiere del Terracina, che tiene in vita gli ospiti, che rischiano di capitolare quando Neglia, sull'assist di uno scatenato Assensio, vede ancora la respinta di in bimbo, poi Pippi, che non ribadisce in rete il bel cross di Giannone. Le prova tutte il brasiliano e poi, quando meno te l'aspetti, l'erroraccio di Mbimbo, il migliore dei suoi, regala palla a Pippi che fa 3-0 e chiude così la gara. Altri tre punti importanti per la Viterbese che ha il dovere di crederci fino alla fine.